guardare questa sezione all'interno del sito per vedere insomma cosa succede sul piano dei prodotti, è interessante per capire insomma nuovi trend, per capire insomma come anche poter promuovere, come promuovono gli altri i loro prodotti e ispirarsi per poter creare poi i nostri video promozionali. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video in cui parleremo di come scovare prodotti vincenti da vendere online. Scovare prodotti, trovare nuovi prodotti, nuovi trend, avere nuove idee nella sostanza è sempre molto difficile, insomma, cioè bisogna o scopriamo questi prodotti all'interno di una nostra passione e poi vendiamo i prodotti all'interno di una nostra passione e quindi ci risulta molto facile in questo caso qui scovare nuovi prodotti. Se noi invece partiamo veramente con un foglio bianco e andiamo alla ricerca di nuovi prodotti, è sempre molto difficile avere delle idee. Pensiamo di avere delle difficoltà oppure magari abbiamo dei veri e propri blocchi. Per questo ci vengono aiuto per esempio siti internet come questo, che è Mine. È un sito internet molto molto interessante che nella sostanza cosa fa? Lui raccoglie quelle che sono le pubblicità nell'ambito del mondo online, precisamente provenienti da Facebook, Pinterest e da TikTok, le raccoglie all'interno di questo portale dove si possono filtrare in base a dei filtri piuttosto avanzati, cioè in base alla lingua, in base al paese, alla piattaforma, ai like, varie altre caratteristiche relative per esempio al target di riferimento della pubblicità e altri aspetti. È molto interessante perché comunque si possono vedere pubblicità di diverso tipo, come stanno operando e come prendere ispirazione non solo per quello che è la parte prodotto, ok, ma anche nella parte pubblicità come promuovere i prodotti. Quindi questo sito internet qui ha una doppia funzione. Cioè la prima funzione è anche quella di trovare, per ipotesi sto promuovendo un mio prodotto, una scarpa o quant'altro e cerco magari delle pubblicità di scarpe che stanno funzionando bene. Oppure, nel senso, mi lascio andare alla libera immaginazione, vedo che cosa sta succedendo nell'ambito online, quali sono per esempio le pubblicità che vanno, vedo cosa stanno per appunto promuovendo. C'è una sezione secondo me molto interessante all'interno di questo sito internet qui, che è questa per appunto, che ci indica per appunto quali sono per esempio i prodotti tra virgolette di trend secondo le varie pubblicità in questo momento qui, in base alla pubblicità di Facebook, di TikTok e di Pinterest. E qui dà un elenco piuttosto corposo con dei video veramente che sono uno completamente diverso dall'altro. Ve ne ho selezionati alcuni che andiamo direttamente a vederli, così possiamo direttamente fare dei commenti e capire insomma che cosa si può fornire a questo sito internet per quanto riguarda invece il fatto di trovare dei prodotti vincenti. Cliccando su uno di questi video qui accediamo direttamente a quello che è una pagina relativa alla pubblicità. Come potete vedere è una pagina abbastanza semplice, una pubblicità su Facebook dove qui ci viene indicato il copy, qui viene indicato il video e qui poi ci sono i dati statistici, 12.000 share, ok? Sono stati 12.000 share di questo post qui, il numero di commenti più di 24.000, 26.000 like. Si parla di una pubblicità che su cui si è investito un parecchio, infatti si vede che c'è stato un trend molto, molto forte all'inizio, poi piano piano si è investito in maniera sempre continuata. Il fatto che si investa sempre in maniera continuata con questa pubblicità, che cosa significa ragazzi? Vediamo se riuscite a capire, provate a rispondere. Significa che funziona ragazzi, cioè il video, il copy e tutto significa che funziona e quindi significa che se le persone investono una pubblicità c'è un ritorno sull'investimento, quindi nel momento in cui dovessimo promuovere questo tipo di prodotto qua dovremmo tenere in considerazione di quello che viene fatto qui. Qui poi abbiamo la possibilità qui sopra di vedere per esempio le varie ads relative a sempre questo e-commerce di riferimento, lo shop, gli altri prodotti, il post, i vari post relativi a Facebook, se clicchiamo qui accediamo a Facebook e possiamo poi aggiungerlo eventualmente alla nostra lista cliccando qui. Scorrendo sotto vediamo le reazioni del pubblico, qui vediamo il pubblico, l'audience di riferimento, importantissimo nel momento in cui vogliamo creare una pubblicità per poterla letteralmente copiare, ma anche per costruire l'avatar ad esempio. Qui il pubblico di riferimento, quindi paradossalmente lo compra più
i maschi, cioè più sponsorizzata sui maschi. E qui dove compare? Vedete, c'è una serie di paesi, ovviamente si punta molto agli Stati Uniti. Perfetto, qui se clicchiamo andiamo direttamente su quello che è la landing page, cioè il link che viene riportato all'interno della Ads. Andiamo a vedere ad esempio in maniera concreta cos'è. Un vi piccolo video di 39 secondi. Come potete vedere è un video dimostrativo che fa vedere in maniera concreta, subito, immediata, qual è il problema e come lo risolve. Come sapete, uno dei problemi per chi ha avuto una moglie che aspetta un bambino, o se voi direttamente aspettate un bambino, che siete una ragazza, una donna che aspetta un bambino, è il fatto che dopo arrivato un certo momento, insomma, la pancia diventa grande e ci sono dei problemi per appunto con la cintura. E questo blocco, tra virgolette, della cintura fatto in questo modo qua, lo dovrebbe risolvere. Questo potrebbe essere un modo, tra virgolette, per poter risolvere questo problema qui, perché possono succedere in certe situazioni anche che si ha la perdita del bambino. Ovviamente bisogna prendere questo aspetto qui con tutte le pinze, ragazzi, veramente con tutte le pinze, perché è un dispositivo che viene inserito su un dispositivo per appunto di sicurezza all'interno della macchina. Probabilmente bisognerà capire se per poter vendere ad esempio questo prodotto qui ci sia la necessità magari di approvazione dal ministero o altri aspetti, perché va per appunto a modificare quello che è la cintura. Quindi può essere un'idea, può essere un'idea anche nell'essere importato o venduto, può essere un distributore all'interno italiano in Italia in maniera esclusiva, ma deve essere comunque valutata sul piano legale. Per esempio, io non sapevo dell'esistenza di questa cosa qui, nonostante abbia avuto, per esempio, io personalmente due figli, quindi non lo sapevo neanche che esistesse una tale possibilità. Un altro esempio, ad esempio, è questo. Andiamo a vedere il video. Qui in maniera comica fa vedere come si può letteralmente agganciare il telefono con lo scotch a uno specchietto retrovisore. Ma dopo invece utilizzando, vedete questo strumento qui, super mega regolabile da tutte le mega parti, lo fa vedere come viene utilizzato. Anche qui lo stesso discorso, la pubblicità è partita 14 maggio, stanno spingendo parecchio. E probabilmente ci sono parecchie persone interessate. Qui stanno facendo in Austria, in Germania. E qui c'è il copy. Ovviamente copy molto povero, probabilmente punteranno solo sul video. E qui la landing page di riferimento. Questo comunque è il, tra virgolette, classico portacellulare revisionato, ma potrebbe essere interessante. Insomma, eccolo qui la landing page di riferimento. Anche questo fatto qua di vedere la landing page dei concorrente della persona, una cosa interessante anche nel momento in cui decidiamo, ad esempio, di copiare un prodotto, modellarlo e rifarlo. Questi aspetti qua sono molto buoni per chi ovviamente fa dropshipping, ma possono essere idee prodotto che magari tolte, lavorate e inserite in un sistema possono essere interessanti per la nostra società. Per esempio questo, ad esempio. Cioè, in maniera semplice c'è una spugnetta che serve per lavare il water, è fatta bene, e qui c'è il copy e qui ci sono la landing page e altro. Perché questo è un prodotto che per esempio non conoscevo, se per esempio lavoro nel settore per l'appunto casalingo, potrebbe essere interessante valutare la vendita di questo prodotto qua, per il mio e-commerce ad esempio, oppure nel mio store Amazon, naturalmente se non violo nessun particolare diritto per quanto riguarda l'aspetto del design o tutele relative al design in questo caso qui. Che qui ho la mia landing page, in cui faccio vedere che posso scopiazzarle, insomma, posso capire che cosa sta succedendo e quali sono i punti di, vedete qua i bei bullet point che hanno messo in evidenza. Ultimo prodotto, anch'esso secondo me interessante, andiamo a vedere, facciamo partire dall'inizio. In maniera semplice, cioè per chi soffre mal di testa, magari mettersi un qualche cosa di fresco sulla testa riesce ad attenuare il mal di testa in maniera immediata. Okay.
questo propongono questa specie di cappuccio, di berretto da inserirsi che si raffredda all'interno per appunto del frigorifero. Anche qui, per esempio, c'è un trend che è interessante, insomma, da marzo stanno comunque crescendo. E qui vediamo ancora qui ancora i paesi dove stanno pubblicizzando, che non era, per esempio, non è stata pubblicizzata l'Italia, cosa interessante, comunque stanno avendo un discreto successo sulla Svizzera. Come potete vedere, c'è, cioè, nel senso, questo sito internet qui ci dà la possibilità veramente di trovare prodotti fantasiosi, anche di prendere ispirazione da come sono per appunto sponsorizzati questi prodotti qui. E da qui, per appunto, quello che vi consiglio, se non l'avete mai consultato, se non siete mai iscritti, di iscrivervi per appunto a questo sito internet qui, e lo potete utilizzare anche solo semplicemente sulla versione gratuita per poter avere così delle semplici idee, dei semplici spunti. Poi, naturalmente, se c'è la possibilità e volete approfondire, insomma, questo software qui, c'è la possibilità di fare degli upgrade, successivamente comunque di avere un abbonamento e accedere a tutte le varie caratteristiche, a tutti i vari tool che naturalmente possiedono. Ma già, secondo me, utilizzare i filtri che ci sono, le sponsorizzate su Facebook, e utilizzare per esempio questa sezione qui, e guardare questa sezione all'interno del sito per vedere, insomma, cosa succede sul piano dei prodotti, è interessante per capire, insomma, nuovi trend, per capire, insomma, come anche poter promuovere, come promuovono gli altri i loro prodotti e ispirarsi per poter creare poi i nostri video promozionali. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, cliccate like, condividete con gli amici, iscrivetevi a questo canale, scrivetemi ad esempio se volete sotto nei commenti altri video così in cui vi facciamo vedere, per esempio, curiosità o strumenti che noi utilizziamo per potersi ispirare a trovare prodotti vincenti da vendere online. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!